Questa fotografia è un ritratto alla sorella Maria, seduta tra gli alberi del giardino di casa, a cui Giacomelli sfuma il volto con un mosso di un nero chiuso, che rapisce il soggetto della sua identità particolare per darle invece un'aura al di là del tempo, dove, come accade sempre nell'opera di Mario Giacomelli, il presente si confonde con il passato, il reale con l'immaginario e il ricordo, e ciò che il fotografo riprende è impastato inesorabilmente con il suo sguardo, cavalli docet. I rami del giardino sono secchi, come sempre accade per i paesaggi, essi sono ripresi nella stagione autunnale e invernale perché è lì che i segni si fanno più incalzanti ed evidenti. Anche qui il giardino è invernale. Maria indossa un cappotto e il pavimento umido su cui la sua sedia appoggia fa da specchio a tutti quei rami contorti sopra la sua testa. Come pensieri sovraffollati, spinosi e aguzzi, incrociati, inestricabili, così densi che non possono essere detti. Solo una cosa appare in tutta la sua chiara presenza, la mano bianca con cui Maria afferra un lembo del suo cappotto, come appigliandosi a un pezzo di realtà in quel turbinio. La foto è del 1955, un ritratto degli esordi, il titolo è Maria, e contiene in sé già tutte le note distintive della produzione giacomelliana.